gommista ci ha chiesto 150 euro per fare questo lavoro, ma ce la fa noi. Questo è il chiodo, questo è il buco che rimane. Ciurma, abbiamo cambiato posto. Avete visto che non c'è più il mare? Il perché? Perché? Perché ci hanno cacciati. È venuta la security e ci hanno detto qui non potete più. E noi ce ne siamo andati. Buongiorno! Hakuna Matata! Pian piano stiamo scendendo verso sud. Ma io mi chiedevo, ma... Oh, ma le state seguite le storie su Instagram? Perché se non state seguite siete persi un botto del passaggio o dei vermi. La storia dei vermi, oh, la storia dei vermi! Ho scontrato qualche forma di dolore nei vermi. Ma ragazzi, oggi abbiamo un altro quesito. Abbiamo un dubbio. Siccome abbiamo il vasetto e il frigorifero dei vermi, vi ricordate i vermi? Ce l'abbiamo ancora nel frigo. Chiara dice che l'altra volta, quando io l'ho infilato nell'amo, ho sentito gni. Che il verme, fanno gni. Che il verme fa gni. Li libero. Tu li metti, li liberi. Li libero nel mare, mi dispiace. Nel mare affogano. No, allora li mettiamo davanti a terra. Non li mettiamo, sti vermi. Li liberiamo. Che posto, eh? Questi stavano chiusi nel frigo di un negozio di pesca. Ci sono costati 7 euro. E noi li abbiamo liberati. Free worms! Qui siamo in un'area di sosta, dove dopo 2 mesi di solitudine, ieri siamo arrivati, ci stavano 10 camper. Mamma mia, troppi vicini di casa in una volta sola. Stamattina ce ne sono un po' meno. Quello lì c'ha pure una macchina dentro. Questi qua non scherzano, ma noi ci avevamo Marley! Che non è questo, è quello Marley! Cos'è sta musica? Che? Ma voi pensavate che non mettevamo la nostra canzone? Questa sera abbiamo trovato il posto per fare il barbecue. Quindi noi la finiamo qua per oggi. Ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Hakuna Matata.